italiani arrivarono a Caserta alla fine del 43, in seguito all'arretramento dei tedeschi oltre il fiume Volturno. Il loro insediamento coinvolse l'intera città, come risulta dalla mappa ritrovata casualmente nell'ex capannificio, custodita all'archivio di Stato di Caserta. Fiorisce così intorno alle truppe americane una microeconomia, finalizzata soprattutto a fornire servizi e a dare alla gente di che vivere. La sartoria Panzera, che già confezionava divise militari, fornirà ogni forma di assistenza per le uniformi. Si potranno acquistare mostrini e gradi. A Via Giannone, Palazzo Palmieri, in un vano piano terra, viene organizzata una lavanderia dal signor Catapane per i soldati americani. I panni da lavare venivano conquistati a più famiglie che, in questo modo, sbarcavano in lunari, provvedendo alle prime necessità. Gli uomini, del resto, erano ancora lontani. Non verrà trascurato neanche lo svago e i posti di ristoro, come le sale da ballo. Famosa era all'epoca l'Aurora, locale all'avanguardia, a Via Cesare Battisti, dove si ballava al ritmo della nuova musica portata dagli americani. In questo contesto si colloca Anna, che all'epoca aveva 16 anni e viveva proprio nella Rezza, perché il padre Enrico faceva parte della numerosa schiera di significati del palazzo. Andava a scuola a Sant'Agostino e frequentava le magistrali, il secondo anno, ma con l'arrivo degli americani furono chiuse tutte le scuole ed adibite ad alloggi per le truppe. Vennero riaperte solo nel gennaio del 44. Anna non ha assistito all'ingresso delle truppe alleate a Caserta, ma le hanno raccontato che davanti sfilavano i marocchini, seguiti dagli inglesi e poi dagli americani, con un atteggiamento minaccioso ed armati. Forse temevano di non essere bene accolti. A Caserta la gente non aveva mai visto uomini di colore. Fu un'esperienza forte, che ritorna nei ricordi di molti che allora erano bambini o poco più grandi. La prima squadra, i soldati che abbiamo visto, sono stati inglesi, che hanno invaso la Flora. Giù c'era la cucina dei soldati, c'erano le cucine degli allievi dell'aeronautica. Qual era il cortile dove affacciava il tuo appartamento? No, il mio appartamento affacciava nel bosco, e nella Flora. Poi gli americani? Ce li siamo trovati addosso. Hanno bussato alla porta. Ah, proprio alla porta di casa? Sì, alla porta di casa, hanno bussato, come state? Chi è il papà, chi è la mamma? Dentro Palazzo Reale occupavano tutti gli appartamenti. Ogni appartamento, ogni pezzo di appartamento era un ufficio. E quindi loro fecero gli uffici dentro gli appartamenti. Senti, la cappella era stata bombardata. E quindi funzionava una piccola chiesa dove noi siamo sposati. Ecco. Là si diceva, si diceva la messa. Anche a Recale gli americani organizzarono un quartier generale, sistemandosi a Villa Porfiria, come racconta Nicola, che all'epoca aveva circa 10 anni. Rivede le divise color cachi e l'atteggiamento sospettoso dei militari che giravano armati. Poi l'atmosfera diventò più leggera. Cominciarono a distribuire alle famiglie cibo in scatola, polvere di legumi e ai più piccoli cioccolata e caramelle. Si aprirono piccole locande, dove i ragazzi servivano i tavoli mentre le donne del paese lavavano ed approntavano le divise, ottenendo in cambio dei buoni pasto per loro e le loro famiglie. A Casapulla c'erano un dirivieni di americani. Antonietta, che allora aveva 9 anni e viveva con i nonni perché il padre, ufficiale di marina, era stato trasferito da Palinuro a Napoli. Ricorda che quando lei e gli altri bambini incrociavano gli americani sulle loro jeep, li caricavano sulle macchine e li lasciavano davanti alla scuola, con le tasche piene di caramelle. Antonietta ricorda che ogni giorno alle 5 del mattino un uomo di Casapulla, detto Pilato, si recava all'ingresso della Reggia col suo carro agricolo per prelevare il cibo avanzato dalla mensa serale degli americani. Lo sistemava in grossi bidoni, appositamente lavati, e poi, al ritorno, lo distribuiva a tutti quelli che lo volevano. Antonietta dice che era buono e che grazie agli americani molti di loro poterono superare le gravi difficoltà della sopravvivenza.
Maria, che allora aveva 6 anni, ricorda l'importanza del cibo che veniva dato dai americani. All'epoca abitava a Via Ferrante e racconta come fosse oggi che quasi ogni giorno, con una ragazza più grande, tenendo per mano Carmela, la sorellina più piccola, raggiungevano il cancello della Flora e poi quello della Reggia, negli orari in cui sapevano che i americani passavano. Erano alti, belli, e poi c'erano quelli di colore che mettevano paura. Ma tutti avevano per loro una carezza. E poi, cosa più importante, Maria tornava a casa sempre con qualche scatoletta di carne, oltre che con le tasche piene di caramelle. Intanto, nel palazzo, gli americani si organizzarono alla grande. Avevano al seguito i prigionieri tedeschi rastrellati strada facendo. Costruirono per loro, sulla sinistra del cancello d'ingresso del parco, alcune baracche di legno, dove i prigionieri rientravano soprattutto di sera, mentre durante il giorno lavoravano. Tutto il palazzo era pieno di americani e così il parco. Il giardino inglese era diventato lo stato maggiore americano. Lì alloggiavano gli ufficiali, in una attrezzata tendopoli, ed il bagno di Diana, grande vasca a cielo aperto, il luogo ideale per lavarsi e divertirsi, grazie all'acqua corrente che proveniva dalla cascata. Nelle enormi cantine del palazzo gli americani organizzarono una grande rete di telefoni, dove si svolgeva ininterrottamente un frenetico lavoro di comunicazione di giorno e di notte. Lavoravano come telefoniste tutte ragazze casertane. Intanto il tempo passava ed Anna prese il diploma. Un giorno d'estate venne convocata a scuola insieme ad altre ragazze che la preside d'allora, la professoressa Maiano, riunì in un'aula dove dopo poco si presentò un ufficiale americano. Era una donna, una miss, che dopo essersi presentata, rivolgendosi alle ragazze, disse con voce rassicurante che l'esercito americano era venuto in pace e che poteva offrire lavoro ben pagato. Tutte le mattine alle 7 mi recava a Piazza Vanvitelli, perché era il punto di raccolta delle persone che andavano a lavorare alla microfilm di Santa Maria. Gli americani provvedevano mettere a disposizione un camion con tutte sedie lì, a destra e a sinistra. E questo camion si fermava a Piazza Vanvitelli. Era un incontro, diciamo, quasi gioioso, perché non c'era niente, era ancora tempo di... In ultimo ci stava pure un cane che viaggiava. Il cane era capo, gli aveva lasciato un americano che era partito. Là che cosa facevamo? Facevamo la revisione di tutti i documenti che gli americani avevano, li dovevamo trasformare in bobine e facevamo quello tutto il giorno. Intanto i militari prigionieri sui vari fronti di guerra cominciarono a rientrare e l'attesa della famiglia di Anna, che aspettava Vito, suo cugino, si unì a quella della signora Virginia, che abitava a Viaggiannone ed aspettava il figlio Pasquale. Si aspettava e si pregava, proprio nella chiesa di Sant'Antonio, dove queste famiglie si ritrovarono unite nella speranza di riabbracciare i loro cari. Così, nonostante le preoccupazioni e le difficoltà quotidiane, la famiglia di Anna e quella di Virginia si misero al lavoro per rendere agibile la chiesa appena riaperta al culto dal vescovo Mancino e poi per realizzare il grande sogno del giovane parroco Don Mario Ballarelli di raccogliere nei locali del grande edificio dove era ubicata la chiesa tutti gli orfani di guerra e tutti i bambini di famiglie disagiate. E fu così che queste donne cominciarono instancabilmente a cucinare, lavare, rammendare, creando il primo nucleo dell'orfanotrofio maschile Santo Antonio. Da subito i casertani, ma anche gli italo-americani presenti a Caserta con le truppe di occupazione, cominciarono a sostenere questa grande iniziativa, cosa che venne mantenuta negli anni seguenti, quando vennero rimpatriati. Ed un giorno tornò dapprima Vito, da Leggeo, poi poco dopo Pasquale,
E fu così che le due grandi famiglie si riunirono, questa volta però per festeggiare il rientro dei loro cari. Anna conobbe Maria e Rita, le figlie di Virginia, e poi anche Pasquale. Prevalse la voglia di vivere e di normalità, ora che le famiglie si stavano ricomponendo. E fu così che sempre più frequentemente queste due famiglie si riunirono, ora a casa dell'una, ora a casa dell'altra. I giovani ballavano, le mamme preparavano qualche dolce. Insomma, si ricominciava a sorridere.